Ribentornati a tutti ragazzi e ribenvenuti in questo nuovissimo video di Jack il Rinnegato, episodio 15. Che cosa andremo a fare qui? Sicuramente aiuteremo i nascosti. Va bene, e penso che qui ci sia una vecchia conoscenza, perché con Dexter abbiamo incontrato... come si chiamava? Boh, non lo so, comunque andiamoci a giocare. Ho cambiato stanza, vero? Prima ero sotto in cucina, ora qua. Perché la play si trova là sotto. Attenzione, sono lievi. E allora? Sto vedendo se è tutto a posto. Ricerca sospetti in corso. Tutto a posto, ok. A posto. Andiamo. Ah, ho capito, dobbiamo aiutare i nascosti. Allora mi servirà una nave più grande, questo. Qua. Mi toccherà un altro allarme. Fermo! Piccolo appunto ragazzi, stiamo andando da Brutter, ve lo ricordate di Dexter? Quella specie di scimmione. Un altro ragazzi. Mi piace sfidarmi, è perché sto portando qualcuno. Brutte guardie. No! Ecco un altro carico da trasportare! Inseguimento del settore 4, per favore!
Qua è. No! Qua ragazzi. Stiamo aiutando i nascosti, eh. Oh, questa volta dobbiamo farcela, eh. Si sono conosciuti già, ragazzi. Attento. Oh, scusa. Oh, grandi. Brutter non dimentica. Brutter poi ripaga, è sicuro. Brutter, ragazzi. Ma già con Dexter si conoscevano. Vi ricordate il gioco di Dexter che c'era Brutter? Se Jack non crede alla storia di Dexter che l'ha salvato, può chiedere a molti. Dexter ha salvato Even City da un'invasione di insetti di metallo, chiamandosi Dexterminatore. Infatti il continuo di Dexter è Jack 2, questo qua, Jack il rinnegato. Ora vediamo, andiamo là. Dentro le mura è meglio. Sì, come no. Facci tu casomai. Andiamo da Crew. Tanti anni fa, quando ero un appassionato collezionista d'arte, andai al museo di Zorn per prendere in prestito una famosa statua di Mal, il fondatore di Even City. Questa statua aveva fra le mani la chiave di rubino della città, un artefatto fantastico, di rara bellezza e naturalmente incommensurabile valore, ok? Oh, mi piace un sacco l'arte! Mentre stavo facendo sparire la statua attraverso le fogne, un tremendo temporale ha devastato e allagato tutto quanto. La statua e 5 dei miei uomini migliori sono stati spazzati via. Ma è terribile. Già, una tragedia immane. Non immaginate quanto mi manchi quella statua. Le fogne sono talmente piene d'acqua e di teste di metallo che non posso mandare nessuno a recuperare quell'artefatto. Ma tu sei molto speciale, Jack. Tu vuoi farcela, lo so. Jack? E io chi sono, lo scemo del villaggio? No, di certo. Adesso infilate, rasciugate le fogne e trovate quella statua sul fondo. Portatemi subito qua la chiave di rubino e potremo aprire le porte di tutti i nostri sogni più belli e segreti. Ok, un'altra gita nel fango, capito? Non per infierire, ma quella roba marrone non è esattamente soltanto fango. Qui unità Alfa, siamo in marcia. La città ha bisogno di un capo.
Ci mancava solo questo, ho investito le guardie un'altra volta. Beh, ormai... Ora che il jetboard posso andare anche in parti in cui non sono mai stato. Guardate che bello. Oh, attenzione Jack. È meglio usare il jetboard, raga. Oh, attenzione! Vediamo ora che succederà. Dobbiamo tornare di nuovo indietro. Lo so. Ok, ora credo che dobbiamo andare di nuovo da crew. Certo, abbiamo finito.
Dai, no, 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 ti prego. Vabbè. Anzi, grazie. Non so che cavolo era quel mostro, ma mi ha fatto un favore. Torniamo da Crew. Lì concluderemo, va bene? Ho sentito voi due cercare un pezzo di sigillo luccicante di Mar. Anche a Brutter piacere cose luccicanti. Io credere di avere pezzo. Essere in bassi fondi marini appeso su mia capanna. Voi liberi di prendere. Regalo di Brutter. Accesso vietato. Questo è il palazzo. Passo al settore successivo. Eccolo. Andiamo dal Crew. Vediamo cosa vuole. Perché meglio la faccia a faccia con cinque delle più terribili teste di metallo mai esistite. La bava stava già colando dalle loro zanne tremende. Avevano denti affilati come ragoi. Ormai tutti e 10 mi avevano circondato. Ma io mi sono forse arreso? Nah. Ho sfruttato il mio istinto omicida e sono passato subito al contrattacco. E così quando ho finito, nel mondo c'erano 20 teste di metallo di meno. Tu sei un eroe, sai? Sì, lo so. Grattami, pupa. Gran bella storia, ragazzo mio. Credo proprio che tu sia l'animale che mi serve per un'altra missione pericolosa. Hanno avvistato delle teste di metallo da combattimento nella foresta rifugio. Questi nemici si mimetizzano e sono difficili da stanare, ma sono certo che con il tuo istinto omicida tu ce la farai. Vai nella foresta e falle fuori. Ok, ragazzi. La parte si può concludere qui, va bene. Beh ragazzi, spero tanto che questo video band di Jack il Rinnegato episodio 15 aiutiamo i nascosti vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, mettete un bel like. E noi ci vedremo in un prossimo video con Angry Shark World, mi sembra episodio 77 e 78. Ok, ci vediamo alla prossima. Ciao!